Andrea Magrassi, un debutto casalingo con la maglia del Mestre e coi fiocchi, no? Certo, non era una partita facile perché comunque avevamo visto che la Triestina ha dato filo da torcere altre squadre. Noi siamo entrati bene e siamo andati subito in vantaggio. È stata un po' la nostra fortuna perché poi loro sono un po' scollati e insomma abbiamo fatto la partita poi in discesa. E per quanto riguarda te personalmente, è anche così una chiave di lettura, vi direi al mister, metterlo in difficoltà, ci sono anch'io per l'attacco. Quello sicuramente, ma come abbiamo visto che gioco io, che gioca Villanova in questo caso, perché sono state le due partite in cui siamo stati magari noi due in ballottaggio, abbiamo insomma espresso tutte e due un buon calcio, abbiamo fatto delle buone partite, dunque sicuramente sarà ancora più difficile per il mister da scegliere. Ad ogni modo abbiamo vinto, ho segnato sia io che lui, è quello l'importante. Oggi i miei ragazzi tutti, compresa la panchina, compresi la tribuna, hanno dimostrato di essere prima che giocatori, grandi uomini. E non ho mai avuto dubbio di questo. Nel pre-partita mi sono quasi commosso, non trovavo parole per commentare quella che oggi doveva essere una grande prestazione e loro quelle poche parole stentate che io ho detto le hanno tradotte in una prestazione contro una squadra che non è allo sbando, contro una squadra che nelle partite precedenti ci stava anche oggi, però oggi penso abbia trovato una squadra di uomini e di calciatori fortissimo. E noi lavoriamo di domenica in domenica cercando di preparare le partite al meglio, avendo rispetto degli avversari che comunque sono valorosi e la Triestina ha dimostrato oggi non è che regali le partite e il campionato non è falciato. E noi con la Fenadora vogliamo fare una grande partita contro una squadra che all'andata ci ha messo in grosse difficoltà in un campo simile a questo e noi vogliamo comunque continuare a far bene. Poi vedremo se saranno 3 punti, 1, 0, non lo so, ma daremo sicuramente il massimo.